Nuova realizzazione a Capo Peloro. Siamo in una piazza che si trova vicino al Lago Piccolo di Canzirri. Da poco è stata inaugurata questa area di sosta ristrutturata che fa parte della zona A della riserva del parco di Capo Peloro. Riserva naturale orientale di Capo Peloro. L'ente gestore la provincia regionale di Messina. Questa riserva naturale di Capo Peloro è una realizzazione recente, si estende per 94, quasi 100 ettari, area di riserva zona A, 60 ettari, area di pre-riserva zona B, 44 ettari, pantano grande, superficie 338.000 metri quadrati, profondità massima 6,50 metri. Questo è il lago grande, quello che si viene chiamato Lago Grande, Pantano Grande di Canzirri. Pantano Grande, e poi c'è il lago piccolo che è questo qua, rotondeggiante, che è qua di fronte a noi, dove ancora tutt'oggi coltivano le cozze, che sono quei galleggianti che vedete là in fondo, tutti quei galleggianti colorati sono i galleggianti delle cozze. È un posto molto bello, nonostante le costruzioni a centinaia che lo circondano. Questo è il pilone dell'energia elettrica che ormai non funziona più, in disuso. E questa è l'area pedonale realizzata da poco proprio qua, a ridosso del lago, a ridosso del Lago Piccolo. Pantano Piccolo ha una superficie di 269.000 metri quadrati, la profondità massima è di 28 metri, a differenza del Pantano Piccolo che è 6,50 metri. Il perimetro è di quasi 2.000 metri, il perimetro del Lago Piccolo è 2 km, mentre il perimetro del Lago Grande è 3.700 metri. L'area lagunare costiera caratterizzata dalle comunicazioni dei due laghi fra di loro e con i mari Tirreno e Ionio attraverso dei canali di collegamento, tale sistema rappresenta un ambiente acquatico di transizione in equilibrio dinamico con l'ambiente marino, dove sono presenti specie esclusive ed endemiche di molluschi, crostacei e pesci. Gli specchi acquei circondati da vegetazione arbustiva e fitti canneti costituiscono una stazione di sosta per gli uccelli migratori. La riserva, per le sue peculiarità naturalistiche e ambientali, è stata individuata e designata quale sito di importanza comunitaria CE. Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatica, nonché zona a protezione speciale ZPS, ai sensi della direttiva 79409, cioè conservazione degli uccelli selvatici. L'area protetta, oltre che meta di migliaia di uccelli migratori, è area di svernamento di alcune specie. Si segnala l'elegante becca pesci, il gabbiano corallino, il raro airone bianco maggiore, il coloratissimo martin pescatore che negli ultimi anni ha iniziato a nidificare. A volte il falco pescatore durante la migrazione si ferma a pescare compiendo spettacolari tuffi. È possibile osservare l'affollarsi di entrambi i laghi nei mesi primaverili autunnali di aironi di tutte le specie europee: garzetta, airone, cenerino, tarabusino, sgarza, ciuffetto, airone rosso ed altri. Questa è la zona dei lidi, storicamente
la zona dove i messinesi vanno a fare i bagni, è la riviera tirrenica, dove c'è il lido di Mortella. Poi, continuando la strada, si arriva a Villa Franca. Questo è Sperone, dove ci sono dei bellissimi panorami sullo stretto. Il canale di Maggi, in realtà, Maggi era il terzo lago, il terzo pantano che si trovava fra i due laghi, cioè il lago piccolo e il lago grande, il pantano grande. Proprio in questo lago che adesso è stato colmato e quindi edificato, è probabile che sia esistito nell'antichità il famoso tempio dedicato a Nettuno, il tempio con le colonne, il tempio circolare con delle colonne gigantesche in marmo rosa, alcune delle quali sarebbero state salvate durante questi millenni e portate dentro il Duomo di Messina. Due di queste colonne sono ancora dentro il Duomo.